Io non temo il fatto che il PD abbia una leadership forte, non solo perché credo che in quest'epoca storica sia importante avere una leadership forte, ma perché in realtà anche nella storia della Prima Repubblica le grandi leadership sono state leadership forti. Se io voglio proprio apparire a volte un po' nostalgico, ad esempio la leadership di Palmiro Togliatti era una leadership piuttosto forte, e anche quella di Alcide De Gasperi non è che erano, come direbbe il compagno Vassallo, era una leadership abbastanza forte, erano entrambe leadership molto forti, certo, in un contesto storico diverso. Quindi io penso che il fatto che oggi il PD abbia una leadership più forte, non solo per questa ragione storica, ma davvero per l'attualità che stiamo vivendo, sia un fatto che per me è estremamente positivo. Il punto che per cambiare il paese e per i compiti che il PD ha davanti a sé, a mio avviso non basta la leadership forte. Ci vuole un partito organizzato, strutturato, dedicato alla società italiana, e ci vuole una cultura politica condivisa. E quindi io penso che la sfida che vada lanciata anche alla Renzi, insomma, non sia sul fatto che la sua leadership è troppo forte, ma che sia, diciamo, quella che questa stessa leadership si misuri col tema appunto di un grande organismo collettivo che è il partito, che peraltro è un tema che appunto lo stesso Renzi nell'intervista all'Espresso in qualche modo ha detto.